i nostri ospiti sono in ordine rigorosamente alfabetico. Annalisa Adamo, assessore al Comune di Taranto, Angelo Baracca, ex professore universitario, militante e saggista antinucleare, Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink, ecologista e lottatore di numerose attività pacifiste ecologiste, e Alex, padre Alex Zanotelli, missionario comboniano e anche lui militante e portavoce di numerose iniziative. Mi viene in mente il Forum dell'Acqua, ma mi vengono in mente anche numerose iniziative appunto pacifiste e non violente. Io passerei la parola a Annalisa Adamo, che appunto a cui volevo fare una domanda dal punto di vista delle sue attività, che è un avvocato per la difesa per i diritti umani e che è anche assessore al Comune di Taranto e che ha recentemente promosso Taranto come città della pace. Quindi sta facendo concretamente nelle istituzioni un lavoro di documentazione, di sensibilizzazione e istituzionale, come hanno fatto per esempio tutta l'associazione di Major for Peace Italia e nel mondo, perché io credo che il fatto che la sensibilizzazione antinucleare, pacifista, non violenta, eccetera, debba partire dalla base della società, quindi anche dalle istituzioni, anche dai quartieri, anche dai comuni. Per cui gli passo la parola e la ringrazio per essere qua con noi. Con noi, tra l'altro, fin dall'inizio ho pensato questa attività. No, grazie. Allora, grazie a Olivier, perché l'ideatore di questo incontro, grazie a lui che oggi possiamo sentire il professor Baracca e padre Alex Zanotelli, Alessandro Marescotti. Quindi lo ringrazio perché ha raccolto in seguito ad una conversazione avuta qualche settimana fa, l'input di impegnarci anche attraverso un ponte con le istituzioni su temi come questo. Non sarà, spero che sia il primo di una serie di occasioni. Allora, è vero che io quando ho assunto l'incarico di assessore, sono l'incarico di assessore alla legalità, all'ambiente e alla qualità della vita del Comune di Taranto, ho ritenuto di dover fare come primo atto una delibera sulla pace e istituendo Taranto Comune per la Pace, prevedendo una serie di attività che venivano dall'istituzione, dal comune, ma soprattutto prevedendo una possibilità per la cittadinanza di riempire di contenuti questa delibera che diventava così lo strumento per dare voce alla cittadinanza attiva sui temi non solo della pace, come dico nella delibera, ma anche dell'ecologia, dell'abbattimento delle disuguaglianze e dei diritti. La delibera chiaramente ha avuto già dei riscontri positivi nell'ambito della cittadinanza, sia quella dalle associazioni sia proprio dai singoli cittadini, e devo dire anche una testimonianza di apprezzamento dal mondo universitario. Perché promuovere Taranto
città della pace in una situazione di estrema conflittualità legata alla questione ambientale soprattutto, ma anche, io lo voglio dire, anche alla, diciamo così, all'emergenza sociale che esiste ormai da più di qualche anno, è una vera sfida. Quando io ho pensato a questa, diciamo, programmazione, a questo impegno mio come assessore, come cittadina, come donna, ho pensato ad una prospettiva futura. Taranto, come sapete, sarà nel 2026 la sede dei Giochi del Mediterraneo. E in quell'occasione non solo la città avrà, diciamo, i riflettori puntati sulla questione sportiva, che chiaramente è una questione che unisce, che fa superare le differenze, che porta tutti, diciamo, ad avere il cuore che batte all'unisono, ma ci porterà sicuramente a un'occasione magnifica, quella di trattare grandi temi come appunto la pace nel Mediterraneo, che, come abbiamo visto anche negli ultimi tempi, non è ancora, insomma, da farsi. Allora, io non so se questo può bastare per lanciare Taranto come avamposto di pace sul Mediterraneo. Io nel mio piccolo l'ho fatto e continuerò a farlo e a promuoverlo. Certamente oggi l'occasione del trattato ci porta appunto ad affrontare un'altra questione, che è una questione ormai, come diceva Olivier, dibattuta e che ancora però non trova, diciamo, una voce univoca. Certo, il trattato ci fa fare un grandissimo passo avanti. Ora, la questione mi ha fatto ricordare anche il porto di Kobo e l'articolo anche di Alessandro sulla questione, e quindi la possibilità di prendere una posizione anche come quella di Kobo. Vedremo, insomma, se i tempi saranno più in là maturi anche per una presa di posizione tanto ardita. Io certamente porrò come questione, anche se adesso non ho più l'ambiente, ma comunque mi occupo degli affari generali e del comune di Taranto, quindi anche delle questioni più strettamente legali e diciamo così legate ad una giustizia sociale. Quindi cercherò anche di promuovere di riproporre quella situazione che ha portato Kobo a autodichiararsi porto o città antinucleare. Sarebbe un ottimo passo avanti. In questo, chiaramente, in questo percorso che io ho tracciato attraverso la delibera, ho
cominciato a raccogliere le testimonianze di sostegno, anzi io vi invito a essere dei sostenitori in questo percorso, perché non è un percorso tanto facile, in quanto la potenza rivoluzionaria della pace è, come posso dire, temuta dagli ambienti, da certi ambienti. Quindi io vi invito a essere attivisti anche in questo senso con me e a sostenere questo progetto in questo momento ha per esempio il sostegno di una grandissima atleta nostra, che è quella di Benedetta Pilato, di Manu Cerdegati, che conosciamo come fotoreporter di guerra, ma che alla fine ha un cuore pacifista, che insomma ci sta accanto in questo percorso. Il mio impegno è chiaramente una messa a disposizione, quindi io sono qua oggi intanto per raccogliere anch'io magari delle sollecitazioni da parte vostra e a promuovere quello che diciamo forse ancora io non vedo, che magari voi potreste suggerirmi. Perfetto, Annalisa, grazie mille. Grazie a te. Tuo racconto, per questa tua testimonianza, per questo tuo impegno. Allora, io riprendo un po' il discorso di prima, che prima le questioni tecniche mi hanno fatto affrontare un po' a pezzetti, no? E questo trattato di proibizione delle armi nucleari, che appunto, come dicevo prima, è un percorso che è concretamente iniziato nel luglio del 2017, ma in realtà viene da molto prima, viene da tutta l'iniziativa che questa rete dell'ICAN o di ICAN, come l'International Campaign, ha promosso da tempo e che poi fa parte di tutta la traiettoria che viene da lontano in termini della proibizione, della richiesta di proibizione delle armi nucleari, ha avuto però come caratteristica sottolineata dai promotori, dagli studiosi, questa di affrontare il problema umanitario, cioè di definire e di creare un fronte che ha definito il problema delle armi nucleari come un problema umanitario, cioè un problema che riguarda direttamente l'umanità intera. Cioè, se per qualche errore o per una preoccupazione si arrivasse a un'esplosione nucleare, questa esplosione nucleare avrebbe degli effetti devastanti sul pianeta. Oltre al fatto che tutti i test nucleari e tutta l'attività che è svolta finora nel campo nucleare, diciamo da Hiroshima, Nagasaki, tutti gli studenti fino a Mururoa, eccetera, eccetera, è un'attività che ha già nuociuto in modo significativo sullo stato del pianeta, sullo stato dell'ambiente, ha prodotto un numero assolutamente incalcolabile di morti, di contaminati, di malati, e quindi è un'emergenza umanitaria. Anche se in questo momento riconosciamo che questa emergenza umanitaria, nell'ambito di tutte le emergenze che abbiamo in questo pianeta, non viene riconosciuta. Cioè, nell'opinione pubblica in generale, o come direbbe Chomsky, nell'opinione che si pubblica, sembra che il fatto che noi abbiamo 50-60 bombe nucleari in giro per l'Italia, per esempio, non ha nessuna importanza e non è assolutamente in conflitto con il fatto che l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione, eccetera, eccetera. Articolo 11 della Costituzione.
Bene. Per cui questa coalizione, che è l'ICAN, ma che è anche, diciamo, il movimento antinucleare in senso generale, ha prodotto, grazie all'apporto di diplomatici, all'apporto di stati, all'apporto del Papa, il Vaticano è stato membri firmatari, ratificatori, ha prodotto questo trattato. Le cose significative sono che le armi nucleari sono immorali, illegali, e che non se ne deve fare nulla, cioè tutto quello che si può fare con qualcosa, cioè venderle, spostarle, comprarle, produrle, eccetera, eccetera. Cioè questo trattato stabilisce una proibizione totale delle armi nucleari. E questo è un grosso passo in avanti, perché i passi precedenti, di non proliferazione da una parte, che però è termodanni, compresi i trattati che dichiarano alcuni posti specifici, zone denuclearizzate, sono alcuni altri passi significativi, che però non arrivano a questo passo definitivo, la proibizione delle armi nucleari. Bene, su questi aspetti anche specifici del trattato ha scritto un articolo molto bello Angelo Baracca, su Presenza. E quindi io gli passo la parola, perché non solo parli di questo articolo, ma sviluppi più in generale questo tema specifico del trattato di proibizione delle armi nucleari. Grazie, Angelo. Vi ringrazio, mi sentite? Sì. Sì, sì. Sì, sì. Perdo tempo nel salutare e ringraziare tutte e tutti, perché cerco di andare al nocciolo della questione, che è anche molto complessa, e quindi io darò a grandi linee che mi sembrano di fondo. Dunque, da molti anni il rischio di guerra nucleare è che è ignorato dalla maggior parte dell'opinione pubblica, è il più grave dall'inizio dell'era nucleare, dei tempi di Hiroshima e Nagasaki. Allora, finalmente dopo 76 anni e mezzo, 75 e mezzo dall'agosto del 45, le armi nucleari vengono messe fuori legge per il diritto internazionale. Io non sono esperto di diritto internazionale, ma insomma me ne interesso molto. Allora, in estrema sintesi, il primo articolo del trattato vieta lo sviluppo, il possesso, la ricerca, l'uso, la minaccia, vieta di ospitare, di trasferire armi nucleari. Quindi è estremamente chiaro, non entro in altri dettagli. Allora, io credo che fra nell'opinione pubblica non sia molto chiaro il quadro, non lo credo, perché sono tanti anni che me ne occupo e l'ho toccato con mano, perché ci può essere una confusione rispetto a un altro trattato che esiste anche sulla stampa di oggi. Ho visto che viene fatta questa confusione, perché alla fine degli anni 60 le potenze nucleari, che erano allora erano 5 in tutto, preoccupate dal fatto che stava diventando sempre più facile accedere alla tecnologia necessaria per fare le bombe nucleari, negoziarono molto faticosamente un trattato, che è il trattato di non proliferazione, molto diverso anche come nome da questo e come contenuto, che entrò in vigore nel 1970,
l'Italia lo firmò, lo ratificò nel 1975, che era un trattato molto sui generis, perché essendo stato negoziato solo dalle 5 potenze nucleari, stabiliva che chi aveva la bomba se la teneva, anzi l'ha anche sviluppata, perché mentre gli arsenali nucleari contavano circa 30.000 testate nucleari nel 1970, sono arrivate nel 1985 a ben 70.000, una cifra demenziale che dà l'idea di come fosse demenziale questa strada. Per contentino in qualche modo agli stati che non avevano le armi nucleari, a cui si chiedeva di rinunciare a svilupparsi per aderire al trattato, fu messo il famoso articolo 6, io lo chiamo contentino, perché impegnava gli stati che avevano negoziato il trattato a proseguire negoziati in buona fede per arrivare al disarmo totale, nucleare totale. Adesso non entro in dettagli. Chiaramente era una promessa di marinaio, uno spicchietto per l'allodole, tant'è vero che il trattato di non proliferazione prevedeva ogni 5 anni una conferenza del riesame, e in queste conferenze del riesame tutti gli stati non nucleari rimproveravano agli stati nucleari di non avere portato avanti il famoso articolo 6, però gli stati nucleari avevano il coltello dalla parte del manico. Tra l'altro tenete presente che nella conferenza di revisione del 1995 il trattato di non proliferazione è stato prorogato indefinitamente, il che da una parte può essere visto come cosa positiva, ma dall'altro ha anche bloccato ulteriori progressi verso questo negoziato che avrebbe dovuto eliminare le armi nucleari. Allora, vista questa inconcludenza del trattato di non proliferazione, 16 anni fa, come ricordava Olivier, nacque questa campagna nella società civile internazionale che si chiama ICAN, che in inglese poi è un acronimo che in realtà corrisponde a una parola che vuol dire io posso. Mi sembra una cosa molto bella, un trattato che dice io posso, a cui contribuisce la società civile internazionale, che nel frattempo è cresciuta moltissimo. Allora, la novità di questi negoziati che ricordava Olivier, che sono partiti nel febbraio del 2017 e sono terminati nel luglio del 2017, è stato che c'è per la prima volta nei negoziati ONU c'è stata la partecipazione attiva della società civile. Quindi è il trattato che ne è uscito rispecchia anche in qualche modo questa partecipazione, non solo, ma è stato anche un esempio di democrazia antitetico al trattato di non proliferazione. Questo negoziato da 5 potenze nucleari da solo, questo aperto a tutti gli stati dell'ONU che volevano partecipare, non hanno partecipato tutti, ma hanno partecipato 124, che sono più di 2/3 degli stati dell'ONU, e alla fine 122 hanno approvato il trattato. Insomma, è stata data voce a quelli che non l'avevano mai avuta. Questa è la cosa essenziale. La democrazia non è, è anche ovviamente il rispetto delle leggi, della volontà della maggioranza, ma si misura soprattutto nel rispetto dei diritti delle minoranze, io credo, altrimenti non è democrazia se le minoranze vengono calpestate e non vengono riconosciute. Si fanno vedere in 52 stati, la notizia di pochi minuti fa è che c'è stata la 52esima ratifica da parte della Cambogia.
Quindi gli stati che hanno ratificato il trattato sono 52 ad oggi. Se andate a vedere gli stati che hanno ratificati, trovate degli stati che io credo che nessuno abbia mai sentito parlare di questo: Antigua, Palau, Comoros, Tuvalu, Vanuatu, Nauru, chi l'hai mai sentito nominare? Ecco, adesso sono agli onori della cronaca perché hanno consentito di far entrare in vigore nel diritto internazionale questo trattato. Le minoranze finalmente hanno fatto sentire la loro voce. Il trattato ha trovato la radicale opposizione degli stati nucleari, ma questa radicale opposizione dimostra che il trattato ha un valore, che gli stati nucleari lo temono, hanno voglia a opporsi, a denunciarlo, ad accusare, ma sono loro che hanno accusato un colpo. Intanto c'è stata una serie di disinvestimenti da parte di tanti fondi internazionali nel finanziamento della ricerca, della produzione di armi nucleari. Un primo risultato del trattato. Bisogna dire però che il fatto che il trattato sia stato negoziato solo dagli stati che non hanno armi nucleari ha prodotto da un lato una grande rapidità. Chiaramente gli stati nucleari avessero partecipato non si sarebbe arrivati in 5 mesi al trattato definitivo, ci sarebbe voluto molto più tempo. Però questo si è tradotto anche in qualche debolezza che io credo che sia necessaria tenerla presente, perché altrimenti con i trionfalismi è giusto essere trionfalisti quando si ha un successo, ma solo con i trionfalismi si rischia di rimanere però con i piedi per aria, cioè è bene radicarsi con i piedi per terra e misurare i passi fatti e i passi che ci aspettano, perché poi sono quelli decisivi. Per esempio, un neo che veniva fuori anche dalla prima introduzione che aveva fatto Olivier è che è stato riconosciuto il diritto di tutti gli stati firmatari a sviluppare la tecnologia nucleare cosiddetta civile, in civile, ma adesso questo ho fatto 40 anni di campagna contro le armi nucleari e quindi credo di sapere di cosa parlo. Ecco, questa è una concessione che apre una vulnerabilità anche nel dettato del trattato, e soprattutto un punto che è stato molto controverso nelle discussioni, nelle votazioni a questo negoziato delle Nazioni Unite: il diritto di recesso. Il diritto di recesso è in caso di gravissime condizioni, adesso non mi ricordo la dizione, non è che uno Stato decide dall'oggi al domani di recedere e se ne va, ci vogliono delle motivi, delle giustificazioni, insomma bisogna andare a leggere gli articoli, poi io non posso in un quarto d'ora entrare. E questo recesso pure è un fatto di vulnerabilità, perché vuol dire che le armi nucleari possono ridiventare necessarie, e quindi è anche una contraddizione in seno al trattato. Ora, chiaramente le cose dipenderanno molto da come si procederà, e c'è già in programma fra un anno la prima conferenza degli stati aderenti al trattato a Vienna, in cui gli stati che hanno aderito, e speriamo che da 52 crescano molto, perché poi le firme sono state 84, quindi ci sono molti stati che firmando in qualche modo si impegnano a non contraddire il trattato, perché firmare vuol dire qualcosa, poi occorre la ratifica, ma si spera che fra questi 84 quelli che parteranno dalla firma alla ratifica saranno molti, e quelli che non hanno firmato saranno ancora molti, con la meta perlomeno dei 122 che hanno votato a favore del trattato.
Una cosa che bisogna avere molto presente, a mio parere, è che i trionfalismi, io condivido il fatto che si apre la porta finalmente all'eliminazione delle armi nucleari, però teniamo anche conto che arrivare all'eliminazione sarà comunque un processo molto lungo. Io ho avuto la fortuna di vedere nascere il trattato, credo che non vedrò alla mia età scomparire le armi nucleari, spero che i più giovani fra noi le vedano anche scomparire, ma rendetevi conto, abbiamo scritto io e Elio Pagani un articolo un qualche mese fa proprio su Presenza, che per eliminare le armi nucleari non è che uno Stato che ha le armi nucleari, a mio parere perlomeno, poi ci sono anche quelli che pretenderebbero che fosse così, possa dall'oggi al domani decidere che elimina le armi nucleari, perché si sottopone in una condizione di estrema vulnerabilità rispetto agli Stati che invece non decidono di eliminarle. Per essere realisti, secondo me ci vorrà un lunghissimo negoziato in cui gli Stati nucleari, con la partecipazione, si auspica, anche degli Stati non nucleari e della società civile, come è accaduto in questa occasione, negozino un complicatissimo meccanismo di riduzioni bilanciate, di controlli, che sono sempre una cosa molto delicata, i controlli nei trattati internazionali. Credo che Annalisa lo possa confermare, perché è un'esperta anche in questo campo. E quindi, insomma, sarà un processo molto lungo, molto faticoso, molto sofferto. Io non voglio con questo creare, come dire, scoraggiamento, anzi dobbiamo avere la consapevolezza delle difficoltà, insomma io mi impegno politicamente da 50 anni, ho avuto tante batoste che se non credessi in quello che faccio avrei smesso, ecco, io ogni volta mi rafforzo dalle batoste, perché come dire, aumento finché posso, perché ormai a questa età posso poco, il mio impegno e la mia volontà. Ecco, cerco di concludere in 4-5 minuti. A questo punto, un punto cruciale sarebbe la firma degli paesi della NATO che non hanno armi nucleari, perché questo romperebbe in fronte della NATO, degli Stati nucleari. Fra l'altro, scusate, mi sembra che di questi tempi, con lo spettacolo deplorevole che ci hanno dato gli Stati Uniti, riconoscere il Washington Consensus mi sembra proprio una cosa scandalosa, immorale. Sarebbe l'ora che gli Stati della NATO, se non vogliono proprio uscire dalla NATO, però non disconoscano l'autorità degli Stati Uniti e se prendano in mano anche la gestione della NATO e la dirigono in altri sensi. Dal 1999 è diventata dall'alleanza difensiva un'alleanza offensiva che fa affidamento esplicitamente sulle armi nucleari, che sono poi quelli di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, poi ne abbiamo anche in Italia, ma questo sarebbe un discorso molto lungo che non credo che affronterò. Ecco, sarebbe essenziale che gli Stati della NATO, che non hanno armi nucleari, dicano no a questo diktat e incomincino a provare e ratificare questo trattato. C'è stato un segnale molto importante che credo che pochi abbiano notato. Il 10 gennaio scorso il Parlamento del Belgio è chiamato a votare su una mozione che chiedeva di firmare il trattato, non mi ricordo cosa dicesse esattamente la mozione, è stata bocciata per un pelo, 74 contro 66, bastavano 5 voti in più a favore e sarebbe passata quella mozione, e il Belgio avrebbe dovuto partecipare ai negoziati e poi
auspicabilmente e firmare il trattato. Quindi di crepe ce ne sono tante. Se uno segue la lista ICANN internazionale, vede che ci sono pressioni in tanti stati, in Canada, in Australia, partiti. La presidente della Scozia, che purtroppo non è uno stato indipendente, ma un parlamento e una presidente, ha dichiarato la sua volontà di firmare il trattato. Chiaramente non può, perché non è uno stato indipendente, ma appunto le faglie nel fronte nucleare sono tantissime. Ecco, ricordiamoci le 40 bombe in Italia, io non posso entrare in dettagli, ricordiamole perché non lo sa nessuno. Io nel 2019 sono stato in una quindicina di scuole a parlare di queste cose e chiedevo sempre agli studenti a bruciapelo: secondo voi ci sono armi nucleari in Italia? Ecco, solo una volta in una scuola a Frascati uno ha alzato la mano e mi ha detto sì, tutti gli altri balbettavano e più dicevano no. Non lo sa nessuno. Questa, ecco, visto che Alessandro adesso parlerà dell'educazione, mi sembra un punto fondamentale. Chiudo rilanciando un motto che avevamo formulato negli anni 70-80 nei nostri antinucleari: meglio attivi oggi che radioattivi domani. Buonasera e buon lavoro. Grazie Angelo, come sempre appassionato dei suoi temi e grande risorsa appunto sia a livello, diciamo, militante, a livello di apporto nelle scuole a moltissimi livelli, e anche per i suoi articoli di approfondimento sul tema. Bene, quindi andiamo avanti. Quindi, come ha annunciato Angelo, adesso tocca Alessandro Marescotti, con cui siamo rimasti d'accordo di parlare, di approfondire il tema della formazione, dell'educazione, di una cultura della non violenza, della pace e ovviamente antinucleare, per cui gli passo volentieri la parola. Buonasera, condivido con voi la felicità per questa giornata, una giornata positiva in cui abbiamo raggiunto un obiettivo che stavamo perseguendo da almeno 10 anni. Oggi sfogliavo le fotografie fatte 10 anni fa, un po' in tutta Italia, e me le sono viste con una certa nostalgia. Se andate sul editoriale che ho scritto stamattina per il sito di Peacelink, vedrete che ci sono anche i due gattini antinucleari che hanno inaugurato la nostra serie di fotografie con il logo della campagna per la messa al bando delle armi nucleari. Quindi da 10 anni che si portava avanti questa iniziativa di sensibilizzazione, che ritengo sia una delle forme più intelligenti e riuscite di cittadinanza attiva su scala globale, quindi di cittadinanza globale. Oggi vorrei brevemente parlare su quello che è il ruolo che possiamo svolgere noi come insegnanti nella scuola per fare in modo che all'interno del percorso di educazione civica si possa sviluppare una conoscenza e una consapevolezza su questi temi. Sapete che da quest'anno c'è un'ora alla settimana di educazione civica in tutte le scuole, per tutti gli studenti, gli allievi di tutte le età, e una delle cose importanti è costruire un curriculum che contenga diversi aspetti della cittadinanza, dalla cittadinanza attiva esercitata secondo le linee guida della Costituzione a quelle che sono le forme della cittadinanza digitale, ma anche, questa è la novità della nuova ora di educazione civica, si prevede anche la conoscenza
conferenza e il dibattito sugli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per la sostenibilità ambientale. Ecco, uno degli aspetti interessanti è che il quarto obiettivo, istruzione di qualità, contiene un target molto significativo per cui prevede che una scuola di qualità debba educare alla pace e alla non violenza. E quindi ci troviamo nell'ora di educazione civica nella condizione di poter andare a proporre ai ragazzi un'istruzione di qualità che comprenda le competenze per diventare cittadini attivi su grandi questioni che spesso noi consideriamo più grandi di noi e che per questo a volte lasciamo da parte. E quindi, dopo questa breve premessa su questo primo punto, vorrei dire quali sono, a mio parere, in questo momento i quattro nuclei di cittadinanza attiva sulle questioni globali che possiamo proporre ai nostri ragazzi. Innanzitutto c'è la questione dei cambiamenti climatici. C'è un grande protagonismo da parte dei ragazzi che capiscono che il futuro non ci sarà se i cambiamenti climatici diventeranno, e lo stanno diventando, sempre più drammatici e irreversibili. E quindi l'esempio di Greta Thunberg, scusate, l'esempio di Greta è l'esempio di una ragazza che ha saputo innescare un processo di cittadinanza globale. Un'altra questione è sviluppare, come ho detto prima, una conoscenza e un dibattito sui 17 obiettivi dell'Agenda ONU 2030, che sono obiettivi che riguardano la sostenibilità ambientale, che riguardano le varie sfaccettature del mondo in cui viviamo, dalla povertà alle disuguaglianze, alla questione dello sviluppo sostenibile, delle città, della resilienza, delle foreste, degli oceani, della tutela dell'acqua. Tutte questioni che noi dovremmo, attraverso un'educazione alla cittadinanza globale, portare nelle scuole perché i ragazzi si appassionino alla politica con la P maiuscola, quella politica che purtroppo non è presente nelle agende dei partiti, ma è presente nell'Agenda ONU 2030 e in tutte le cose che il Papa ci porta ogni volta con la sua pressante sollecitazione. L'altra cosa che possiamo fare a scuola è lavorare sulla questione dei diritti umani, che è un'altra grande, è un grande ambito della cittadinanza globale. E infine, ecco, una educazione al disarmo nucleare. Io vi invito a vedere l'ultimo articolo di Peacelink, l'ultimo editoriale, perché ho linkato un documento molto importante del 2002 del segretariato generale dell'ONU, nel quale si diceva che bisogna portare in tutte le scuole l'educazione al disarmo nucleare. E quindi quello che facciamo nell'ora di educazione civica come educazione al disarmo nucleare rientra pienamente in quello che l'ONU ci chiede. Quello che l'ONU ci chiedeva nel 2002 vale ancora di più oggi, che la questione dell'eliminazione delle armi nucleari non è più una semplice, un semplice obiettivo ideale, ma è una... È una forma del diritto internazionale. La terza cosa che volevo dire è che per fare una cosa del genere occorre prevedere una formazione dei docenti a livello nazionale. Noi abbiamo fatto mercoledì un webinar di Peacelink proprio sulla questione della formazione dei docenti. E ho presentato una ipotesi di percorso formativo che voi trovate nella chat di questa videoconferenza. È una ricca e articolata serie di, okay, ce l'ho fatta, tanto, di argomenti che possono essere sviluppati in un percorso formativo degli insegnanti. E da poco abbiamo fatto una riunione della campagna Scuole Smilitarizzate, partecipavano diverse associazioni, partecipava anche il Movimento di Cooperazione Educativa, Pax Christi, altri, e credo che questa cosa della formazione dei docenti è una questione strategica, perché da qui passa un altro modo di fare scuola, di
appassionare i ragazzi attorno a quelle che sono le competenze di cittadinanza attiva, le competenze di cittadinanza globale. L'altro, io sto tenendo un corso ai miei colleghi sulla educazione alla sull'educazione digitale, e l'ultimo incontro l'ho dedicato proprio alla creazione di una mappa concettuale su tutti gli aspetti che possono spiegare il trattato di non proliferazione delle armi nucleari e le tematiche del disarmo in generale. Ripeto, lo trovate in questa mappa concettuale il cui link ho condiviso. E in ultima cosa che volevo dire è che ritengo che la nostra azione per essere incisivi su questo settore passa attraverso la chiarezza con cui noi riusciamo ad esporre una questione così complessa e spesso distante dalla capacità e dalla cultura che la gente comune ha di padroneggiare una questione così ampia. La prima cosa che la gente dice: non voglio le armi nucleari, ma non ne capisco niente. Allora ci troviamo avvantaggiati dal punto di vista del rifiuto delle armi nucleari. C'è un sondaggio molto interessante che attesta che 7-8 italiani su 10 non vogliono le armi nucleari, però sappiamo anche che la stragrande maggioranza della gente non ha gli strumenti per comprendere, e non per difetto della gente, ma per difetto nostro. Ed ecco allora che occorre, questa è la mia proposta, e che ho più volte articolato sul sito di Peacelink, se vedete gli ultimi due editoriali sono dedicati proprio a questo, la mia proposta è che incominciamo a creare un gruppo di lavoro a livello nazionale, perché tutte queste cose non si dicano solamente il pomeriggio, ma si dicano la mattina a scuola. Grazie. Grazie mille. Preciso, molto chiaro e molto pertinente, anche perché mi viene, appunto, qui c'è un po' troppi insegnanti qua in giro, tra cui il sottoscritto, mi viene in mente che per esempio le attività che abbiamo fatto proprio l'anno scorso in occasione della Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza, proprio le attività a scuola, sono state delle attività molto significative e quando sono riuscite ad avere la caratteristica della continuità, perché a volte queste attività sono sporadiche. Ah, facciamo il giorno della pace, no? Anche il difetto delle celebrazioni, no? È bello avere il 2 ottobre, giornata mondiale della non violenza. Però il 2 ottobre noi ricordiamo sempre che la giornata mondiale della non violenza è tutti i giorni, non è soltanto il 2 di ottobre. Ecco, e questo io ho visto che quando è stato possibile andare oltre allo sporadico, oltre al momentaneo, invece imbastire, ora la pandemia ovviamente ci ha complicato un po' la vita, però imbastire attività permanenti, far capire che come l'educazione civica si fa tutti i giorni, l'educazione alla pace si fa tutti i giorni, perché dovrebbe essere costituzionale farla, ecco. Quindi questa, non solo ovviamente aderisco a tutte le proposte di Alessandro personalmente e le porteremo avanti con presenza ovviamente, ma anche credo che sia molto importante lavorare in questo senso. Quindi concludiamo questo primo giro di interventi, poi appunto come abbiamo già detto daremo un po' di spazio alle domande, sia qui che sulla pagina Facebook di presenza, potete scrivere e poi ce le trascrivono. Finirei dando la parola a padre Alex Zanotelli, e a cui chiederei appunto un commento, un intervento sul mondo che lui rappresenta molto bene, in modo molto unitario, nel senso che credo che alla figura di padre Alex facciano riferimento mondi anche molto diversi, molto di varie ispirazioni culturali, religiose, politiche, e che quindi sia una persona molto informata, in grado di darci un punto di vista su come sta andando un po' tutto il tema del movimento pacifista, non violento, antinucleare. Per cui rilascio la parola e lo ringrazio anche lui per essere qua con noi. Prima di tutto,
scusate, un buonasera a tutti voi e un grazie per questo invito che mi è stato fatto. Un grazie a chi ha parlato prima di me, prima di tutto a te, Olivier, e per il lavoro davvero di presenza su questo. Alla Annalisa, che io non conoscevo prima, la prima volta che la vedo, a professor Baracca, che io è stato per me uno dei fari in campo nucleare qui in Italia, lo ringrazio di questo, e poi grazie a Marescotti. Io davvero penso che è importante celebrare. I can, posso, ce l'abbiamo fatta ad arrivare fino qui, quindi vuol dire che certe cose si possono ottenere. Questo mi sembra fondamentale, proprio questo se dobbiamo recuperarlo, siamo diventati quasi rassegnati alla realtà. Non si può essere rassegnati a una realtà del genere, perché è assurda. E quindi è importante che abbiate fatto questo momento di riflessione. Io volevo partire semplicemente, prima di tutto, dato che io sono un missionario, un prete, da una cosa molto semplice che non è stata usata questa sera, cioè dall'espressione non mia, ma di uno dei grandi scienziati che hanno inventato la bomba atomica, Oppenheimer. Quando Oppenheimer ha visto quel primo esperimento atomico, ha detto: oggi la scienza ha conosciuto il peccato. Punto e basta. La scienza altrettanto non è neutrale, per favore, si vende al sistema, ai sistemi. Questo è uno... penso che so che è scienziato e dentro quanto è difficile rimanerne fuori e non vendersi. È peccato. Cavoli, ci è voluto un bel po' di tempo per arrivare a queste definizioni per noi, anche dentro la Chiesa Cattolica. Mamma, che è solo oggi con grande chiarezza Papa Francesco ha preso delle posizioni. Ma è talmente ovvio che la prima cosa che dobbiamo dire davanti a un mostro del genere, che davvero è peccato, è assurdo, è criminale tutta questa roba, davvero non si può accettare. Allora, davanti a questo, io vorrei però spiegare una cosa prima di arrivare alla riflessione anche ecclesiale o del grande movimento per la pace. Vorrei una cosa che non è venuta fuori questa sera, essere molto chiaro su una cosa. È importante che noi incominciamo a capire una cosa fondamentale, ed è questa. Che le armi nucleari sono essenziali a questo sistema. Mi spiego. Se noi vogliamo continuare con il 10% della popolazione mondiale che consuma da solo, e ci siamo dentro tutti noi, che consuma da solo il 90% dei beni di questo mondo, l'unica cosa che possiamo fare è armarci con i denti, soprattutto con la grande arma del terrore atomico. Non c'è via su questo. E davvero penso che questo è uno dei punti essenziali, capire il perché ci stiamo armando, come ci stiamo armando e come si investe sempre di più. Non è stato solo Trump, per favore, Obama già aveva iniziato a mettere da parte 1.000 miliardi di dollari per rinnovare tutto l'armamentario atomico. Ma perché? O noi decidiamo davvero che questo sistema economico di cui noi siamo parte, dobbiamo cominciare a capire che o si incomincia a condividere su questo pianeta o siamo destinati a sbranarci. Penso che pochi, oggi noi abbiamo parlato di tante persone, ma pochi sono stati capaci, con un coraggio incredibile, di dirlo questo, come appena uscito, qualche anno fa è uscita la sua biografia di questo vescovo, che purtroppo non è molto conosciuto, un vescovo americano, nel cuore di questo sistema. Si chiama Raymond Hanthausen. È un vescovo che negli anni 85, quindi già negli anni 85, ha avuto il coraggio di spingere i vescovi americani a dire semplicemente che non potevano accettare la bomba atomica. E il suo ragionamento per me è incredibile. Solo alcune frasi, proprio perché coglie in profondità il problema.
la propaganda è un certo modo di vivere, è un certo modo di vivere, ci hanno vestiti di morte. Abbandonare il nostro controllo sulla distruzione globale ci dà l'impressione di rischiare tutto, ed è rischiare tutto, ma in una direzione opposta a quella in cui attualmente rischiamo tutto. Le armi nucleari proteggono i privilegi e lo sfruttamento. Rinunciare ad esse significherebbe che dobbiamo abbandonare il nostro potere economico sugli altri popoli. La pace e la giustizia procedono insieme. Sulla strada che seguiamo attualmente, la nostra politica economica verso gli altri paesi ha bisogno delle armi nucleari. Abbandonare queste armi significherebbe abbandonare qualcosa di più che i nostri strumenti di terrore globale. Significherebbe abbandonare le ragioni di tale terrore, il nostro posto privilegiato in questo mondo. Il Vaticano gli ha giurato di farlo fuori. Il Papa Wojtyla di allora gli ha mandato subito un vescovo esiliare per cercare di smontarlo. Talmente il coraggio che quest'uomo ha avuto negli Stati Uniti, la rabbia di Reagan, presidente allora degli Stati Uniti contro di lui, è enorme. Per cui ci vuole un bel coraggio anche dentro la Chiesa di dire determinate cose. Ma secondo me ha colto: o noi smobilitiamo questo sistema economico-finanziario, o altrimenti non se ne esce fuori. E l'altro aspetto che è stato menzionato è la ricaduta poi sull'ambiente. Non è soltanto una questione. Le armi nucleari hanno un enorme impatto sull'ambiente. Quando noi molto spesso parliamo dell'ambiente come se le armi fossero qualche cosa. Il disastro ambientale che abbiamo è dovuto non soltanto al nostro stile di vita, ma anche all'uso di queste armi. È incredibile le esplosioni atomiche. Pochi giorni fa è stato fatto esplodere la B-6112 in Nevada. E pochi giorni questa roba, questi esperimenti atomici, è incredibile quello che creano nell'atmosfera e di questo ben pochi ne parlano. Io vorrei davvero che comprendessimo che tutto questo è connesso. O si cambia sistema, dobbiamo cambiarlo radicalmente per tutti, a livello economico, finanziario, proprio per permettere a tutti di poter sedersi in pace attorno all'unica mensa in pari dignità. Questo è il grande sogno, in fondo, ed è questo quello che io intento di esprimere e che ho continuato ad esprimere in questi anni. E sono contento che finalmente Papa Francesco abbia avuto il coraggio, finalmente, di dire che non solo l'uso della bomba atomica è immorale, è criminale, ma anche il possesso di bombe atomiche è immorale, è criminale. Quello che ha detto con una chiarezza che per la prima volta abbiamo sentito. Neanche il Concilio Vaticano II era riuscito a farlo, questo passaggio. Papa Francesco, ecco perché c'è contro di lui lo odiano da tutte le parti. Ma è la chiarezza evangelica, ma ci vuole così poco a dirlo questo. Ecco da dove sono partito. Questo è peccato, punto e basta per me, è criminale. E dobbiamo fare di tutto davvero per far saltare davvero le armi nucleari, perché proteggono questo sistema economico-finanziario assurdo, pagato dal 90% della popolazione, e pesano enormemente sul pianeta. Mi sembrava importante, per me almeno, questa è la mia, il mio cammino che ho dovuto fare anch'io, lentamente riflettendo attraverso una lunga esperienza di vita, ma questo mi sembra importante, aiutare la gente anche a capire quanto tutto questo è connesso. Papa Francesco dice tutto interconnesso, qui lo vediamo anche nei sistemi internazionali. Per cui penso che, e arrivo subito a noi, penso che sia estremamente importante in questo momento procedere con il movimento che ha portato a questo, ma deve essere un movimento non soltanto su questo, anche su tutte le armi. E quello che davvero mi dispiace di più, lo dico con grande amarezza,
quello che mi dispiace di più è le spaccature che abbiamo all'interno nostro del movimento per la pace. Io non entro in tutto, ma è fondamentale, il mio appello prima di tutto va all'interno di, in Italia parlo, di metterci insieme più che possiamo. Ci sono tante forze in giro, ma ognuno sembra incanalato sulla sua strada, sembra quasi ignorare tutto quello che sta avvenendo. E questo è il peccato nostro. Secondo, è il problema ecclesiale. Io ieri mi sono letto il testo dei vescovi inglesi, Scozia, Inghilterra, che hanno mandato al loro governo, chiedendo, proprio partendo dall'affermazione di Papa Francesco, di uscire dal nucleare. Quando è che i vescovi italiani riusciranno? E dobbiamo chiederglielo con forza questo, che escano con un documento chiaro, avrebbe un enorme impatto sul governo. Dobbiamo avere questo coraggio, perché altrimenti vuol dire giocare al sistema, giocare alla morte alla fine, non possiamo accettarlo. E in questo senso penso che è importante allora davvero che soprattutto alla base si lavori, si è parlato di educazione, ma io la cosa che mi fa più male è vedere per esempio nelle parrocchie, queste cose non passano, quello che ha detto Papa Francesco non passa. Dovrebbe passare nelle omelie, nelle catechesi, in tutto quello che... Praticamente è la stessa cosa per l'ambiente. Laudato Si non sta passando nelle parrocchie. E questa è la cosa davvero dura che devo dire, lo dico come prete, come missionario, che mi sconcerta e che mi fa lottare. Ma dobbiamo arrivare. Cioè, o queste cose arrivano alla base, scusate, nasce un grande movimento in Italia e nel mondo, ma parlo soprattutto dell'Italia, perché ricordiamoci che abbiamo a che fare qui non soltanto con le bombe attuali, ma mi sembra che l'anno prossimo dovrebbero arrivare le B-61-12 in questo paese, che sono terribili, proprio molto peggiori di quella di Hiroshima, di quelle che abbiamo adesso. E gli Stati Uniti infatti stanno investendo enormi soldi, poi paghiamo anche noi alla fine. Questo è davvero sconcertante e non solo, dato che gli Stati Uniti sono usciti dal trattato INF, adesso non so se l'anno prossimo o nel 23 arriveranno certamente anche in Italia i missili atomici, come l'avevamo a Comiso, contro cui ci siamo dato tanto da fare. Ora è contro tutta questa situazione che abbiamo qui nel nostro paese, contro cui questo grande movimento deve mettersi insieme e davvero incominciare a capire che soltanto unendosi su un obiettivo ben preciso per arrivare a una vittoria. Noi dobbiamo forzare il Parlamento italiano ad arrivare. È una vergogna che l'Italia non... È chiaro che questo implica un bel po' di robe, su cui io non entro adesso, ma è fondamentale che ci arriviamo. Un gesto di civiltà e potrebbe essere un segno enorme per l'Europa e per il mondo. Grazie. Grazie tantissimo Alex per questo discorso appassionato, che mi trovo assolutamente d'accordo, soprattutto nella parte inerenti le divisioni che a volte che sono decisamente incomprensibili e che a volte limitano l'azione dei pacifisti italiani su secondarietà, secondo me. Io credo che questo appello sia assolutamente non solo da sottoscrivere, ma da rafforzare, e che tutte le iniziative che comunque il mondo pacifista ha fatto oggi sono da celebrare, non solo questa. Noi abbiamo appunto, come dicevo prima, cercato di fare questa senza disturbare nessuno, in un orario dove non c'erano altre cose in ballo. Abbiamo cercato appunto di lavorare nel senso dell'unità, come cerca di fare Presenza, che vuole essere la casa di tutti i pacifisti, di tutte le tendenze, non solo di quelli di origine umanista come siamo noi per formazione, perché Presenza è nata all'interno del movimento umanista, ma è una casa a disposizione di tutti i pacifisti non violenti di qualunque tendenza. E cerca di appunto di ospitare a volte anche opinioni divergenti, proprio perché in ogni caso la diversità è ricchezza. Bene, abbiamo finito con i nostri
ospiti, relatori, e abbiamo ancora, siamo abbastanza in orario, in leggero ritardo, ma nemmeno tanto, per cui io adesso chiederei da una parte ai presenti numerosi partecipanti se vogliono fare delle domande in generale o specificatamente a uno di noi, e anche se qualcuno vuole scrivere le domande, qualcuno che sta guardando la diretta su Facebook può fare le domande sulla pagina Facebook di Presenza e cercheremo di recuperarle e di rispondere. Per cui o sulla chat se volete o direttamente intervenendo in trasmissione possiamo cominciare con la parte delle domande. Io avrei una domanda molto semplice. Sì? Due parole. Che fare? Perché convincere la gente mi stanno suonando alla porta, dell'antinucleismo, sono già convinti, abbiamo sentito. E cosa fare per convincere le persone che decidono, soprattutto le potenze nucleari, a rinunciare alle loro, ai loro ordini? Cosa fa? Intanto io volevo dire una cosa che magari è ovvia, che forse lo sanno tutti, ma non è. Ci sono in corso svariate campagne, la campagna Italia Ripensaci, che ha riunito tutta una serie di forze. C'è un coordinamento italiano di ICAN, ci sono delle raccolte di firme della WILF, dei disarmisti indigenti, insomma ci sono una serie di attività. E soprattutto io vorrei dire, complementando un po' quello che diceva Alex prima, che ci sono un sacco di comitati di base dove tra l'altro questo appello unitario di Alex è già nei fatti, perché quando si lavora, io penso a Torino, penso a Firenze, penso a Milano, penso a Roma, insomma, ci sono un sacco, ma penso anche a piccole città dove ci sono dei bellissimi comitati locali dove si raccolgono le firme di tutti, non si sta a discutere se sono le firme di Pinco o quelle di Pallino, e dove si fanno delle bellissime iniziative, questo lavoro che ha fatto la WILF per esempio nelle scuole insieme ad Angelo qui in Toscana soprattutto è stato un lavoro fantastico. Però è un lavoro per convincerli, per predicare ai già convertiti o comunque a quella percentuale, a quella popolazione che è maggiormente già convinto. E le cose non cambiano. Sappiamo benissimo che quell'1% che detiene metà della ricchezza del mondo non ascolta la gente, anche se fosse un'anima non ascolterebbe. Abbiamo visto con la guerra in Iraq nel 2003 che immense sono in tutti i paesi, e Bush ha deciso di fare la guerra e l'ha fatto comunque. Come raggiungere quelle persone che decidono? Questa è la domanda. Ok, beh, questa è una domandona. Giro la domanda a chi vuole rispondere. Io appunto volevo finire però il discorso che stavo facendo sottolineando il fatto che comunque tutto parte dalla base della società. Io capisco, Patrick, che uno si chieda cosa possiamo fare con i potenti del mondo, però i potenti del mondo alla fine qualche dipende dalla banca. Sono lì perché tutto il mondo li ha messi lì, in una qualche misura si può discutere un po' su questo. Però alla fine, diciamo, io credo che per esempio il lavoro che diceva prima Alessandro, cioè il lavoro di base, il lavoro di coscientizzazione, avrebbe detto Freire ai suoi tempi, è un lavoro fondamentale ed è un lavoro lento, come tutti i lavori non violenti, è un lavoro permanente, è un lavoro costante, è un lavoro che a volte uno dice non ho frutti, non ho risultati, non mi sembra che sia cambiato niente, ma non è vero, perché se uno ha vissuto un pezzo della storia del XX secolo, come il sottoscritto per esempio nel suo piccolo, vede che ci sono dei temi che sono cambiati radicalmente, che tante visioni sull'ecologia, sulla diversità sessuale, sulla discriminazione della donna, sui popoli originari, sono andate avanti tanto e sono cambiate e sono diventate anche influenti per
per i potenti, alla fine tra i provvedimenti che Biden ha fatto, con tutte le cose che si può discutere sull'amministrazione Biden, è stato quello di levare il gasdotto che passava per i territori sacri degli originari americani. Questa non è una cosa da poco conto, perché una volta dice che gli americani erano una roba da film di Far West. Però giro la domanda agli altri, scusate il tempo che mi sono preso. Chi vuole rispondere? Ma io solo brevissimamente penso che è importante che diventiamo anche come coloro che lavorano per la pace, soprattutto in questa chiave sul nucleare, dovremmo essere anche più visibili, secondo me, trovare delle formule o di bombing, come le chiamano, di bombardamento sui nostri deputati, per esempio, e cioè premere molto di più. Lui chiedeva come fare pressione poi sul Parlamento. Potrebbe essere quello davvero di campagne grosse, fatte per esempio di pressione sui vari deputati, così che si sentono bombardati, così che negli Stati Uniti fanno quei loro deputati, li bombardano semplicemente con email, con telefonate, con tutto. Noi invece qui, ma che non sappiamo neanche chi sono i nostri deputati, c'è pochissimo, ma è fondamentale riprendere questa strada della pressione davvero su, non possiamo, e qui entra anche l'azione come Chiesa, se i vescovi escono per esempio con un documento dicendo noi appoggiamo, cavoli, è un bisogna pesare davvero, perché io dico a tutti che la politica oggi è prigioniera di questo sistema, non decide, per cui bisogna soltanto forzandola dal basso che si può arrivare davvero a qualcosa. Questo penso che più visibilità anche da parte di tutto il movimento anche nazionale, più visibilità, adesso abbiamo avuto il Covid, capisco, ma sperando di uscirne fuori dobbiamo ritornare davvero in piazza, è fondamentale. E infine volevo, dato che Annalisa ha parlato lì del nucleare, mi sono dimenticato di dirglielo, ma qui a Napoli noi abbiamo tentato con il sindaco che facesse una dichiarazione, l'ha fatta, che non potevano entrare sottomarini atomici o altre navi a reazione atomica, ma abbiamo visto che alla fine anche il sindaco ha ben poca autorità, c'è l'autorità il prefetto, ce l'ha, quindi è da vedere tutta questa storia anche molto bene, da capire chi ha effettivamente l'autorità per far entrare non so, sottomarini o altri, so, Cataranto, questo è anche questo un bel problema, penso, come qui a Napoli. In modo, è tutto da studiare anche questo. Grazie. Sì, anche, ma del resto anche a Como l'autorità era proprio la prefettura. Poi volevo aggiungere soltanto un'altra cosa, perché ho dimenticato di dirlo, però padre Alex ha fatto riferimento alla Laudato Si. Io l'ho inserita nel mio atto amministrativo come un il motivo ispiratore chiaramente dell'atto amministrativo, anche perché metterlo nel trasferire nei lacci e lacciuoli della burocrazia determinate politiche che potremmo dire innovative, perché chiaramente siamo gli amministratori sono presi molto di più da questioni che riguardano l'urbanistica, che riguardano la contingenza. È stato innovativo. Devo dire che l'amministrazione, tutta la giunta ha sposato questa delibera di appunto ispirata alla Laudato Si, ed è effettivamente un percorso che dobbiamo fare anche in relazione, come diceva padre Alex, all'economia, cioè iniziare a sganciare la politica da quel legame perverso con l'economia e a parlare molto di più di economia, se vogliamo, integrale,
in questa visione più olistica, più umana e certamente più legata alla nostra umanità. Ora, la parte, diciamo così, burocratica io l'ho fatta. Mi farà piacere in seguito chiaramente vedervi qua a Taranto, anche perché anche con Olivier non ti vedo più, è in corso, diciamo, una programmazione, appena il Covid ce lo permetterà, per una programmazione di eventi sia di natura letteraria sia di natura, diciamo così, informativa. Quindi sarà, spero di avervi qui a Taranto. Volevo chiedere se posso intervenire. Sì, certo. Bene, io sono Paolo Anselmo, sono della Valle di Susa. Il richiamo fatto alla Laudato Si, ma in particolarmente stimolato perché faccio parte in Valle di Susa di un circolo Laudato Si che si chiama Valle di Susa, che fa parte del circuito mondiale del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima. Mi riallaccio anche a quello che ha detto Padre Zanotelli, che ha avuto il piacere di conoscere un paio di anni fa, perché siamo venuti giù come cattolici per la vita della valle a Napoli per presentare la nostra situazione di questa opposizione al TAR e regalargli anche un libro. Quindi per noi è stato un incontro molto interessante. Sono d'accordo con lui che bisognerebbe metterci tutti insieme. Cioè, diciamo che chi in qualche modo ostacola e è sensibile al nucleare, altri sono più sensibili anche all'ambiente, come noi in Valle di Susa, che non è che abbiamo una bomba nucleare, ma ci stanno in qualche modo invadendo di radon e di altre scorie, penso anche nucleari per la questione del TAR. Molte volte non ci si mette insieme. E sono d'accordo anche con Padre Zanotelli che la Chiesa non si muove. Ad esempio in Valle di Susa, con fatica, noi con il circolo Laudato Si, siamo riusciti nella giornata del creato a fare delle iniziative nelle varie parole. Però anche lì il nostro vescovo è un po', tra virgolette, insomma, si defila un pochino su questa cosa qui. Però lo scenario italiano, mi pare, vorrei che qualcuno mi confortasse su quello, abbiamo, mi pare che l'Italia non abbia firmato il trattato, quello del 2017, che dice, da un mio report, l'Italia è stata assente nel luglio del 2017. Abbiamo la Chiesa che in qualche modo non spinge, però noi cattolici siamo, per chi ci crede, siamo veramente una forza. Io credo molto nella forza del passo. Qualcuno diceva, ma come dobbiamo fare? Dobbiamo fare pressione. Dobbiamo fare pressione, però noi abbiamo un'arma, secondo me, molto forte, che è quella del voto. Se tutti questi movimenti poi si mettono insieme, che è come denominatore comune, hanno l'ambiente, che qualcuno ha detto il nucleare danneggia l'ambiente. Secondo me potremmo anche in qualche modo, se non condizionare, ma far capire, perché i politici, mi spiace, vedo i palletti di questo, sentono solo il voto, cioè di essere riconfermati o meno. Allora, questi movimenti, a mio avviso, dovremmo mettersi insieme e fare forza comune. Noi abbiamo avuto in Val di Susa Cristi, che è venuta a vedere com'era la nostra situazione. E questo è stato per me una cosa molto, ma molto significativa. Poi volevo fare una domanda a Marescotti sull'educazione civica. Ci sono dei programmi ben stabiliti sull'educazione civica e nelle scuole c'è qualcuno che dice di cosa si deve o si può parlare? Grazie. Posso rispondere? Certo, Alessandro. Poi abbiamo qualche altra domanda da Facebook, ma la faccio dopo. Allora, per quanto riguarda l'educazione civica fa un forte riferimento, ad esempio, alla Costituzione italiana ed è il punto di partenza. Questo ci dà l'occasione per riflettere, ad esempio, in classe
sull'articolo 2 della Costituzione italiana, i diritti inviolabili dell'uomo. Ovviamente la messa al bando delle armi nucleari è strettamente connessa alle convenzioni di Ginevra che tutelano la vita dei civili, e quindi l'articolo 2 della Costituzione, i diritti inviolabili dell'uomo, si possono collegare benissimo con la questione della guerra nucleare, delle armi nucleari e così via. Non solo, ma c'è l'articolo 10 della Costituzione, la cui prima frase è riferita proprio al fatto che l'Italia aderisce al diritto internazionale consuetudinario. Poi ci può essere tutta una discussione su che cos'è il diritto internazionale consuetudinario, ma sicuramente il legislatore, i padri costituenti facevano riferimento al fatto che l'Italia doveva riconoscere il diritto internazionale, e da oggi il trattato fa parte del diritto internazionale. Certamente non fanno parte del diritto internazionale le bombe atomiche. Terza cosa, abbiamo l'articolo 11 della Costituzione, l'Italia ripudia la guerra, che è un altro punto di riferimento per poter sviluppare un'attività veramente efficace. Pensiamo semplicemente alla lettera di Don Lorenzo Milani ai cappellani e alla sua lettera ai giudici, tutto centrato, una buona parte centrata sulla questione dell'articolo 11 della Costituzione, che dice non che lo Stato ripudia la guerra, ma l'Italia ripudia la guerra. E quindi l'Italia ripudia la guerra significa che tutta la comunità ripudia la guerra, e quindi la scuola ripudia la guerra. Nel momento in cui l'Italia ripudia la guerra, tutta la parte più importante della Costituzione italiana, i principi fondamentali, il ripudio della guerra, fa parte come educazione alla pace del programma di educazione civica. Poi, dicevo prima, l'obiettivo 4 dell'Agenda ONU 2030, che può sembrare relativo solamente alla scuola in generale, c'è un target specifico, se non erro il 4.7. Quando l'ho letto sono saltato sulla sedia la prima volta. C'è scritto che bisogna educare alla pace e alla non violenza. Cioè, per la prima volta io leggo la parola non violenza in un documento dell'ONU che deve entrare all'interno della scuola, perché l'educazione civica deve parlare dell'agenda ONU 2030 sulla sostenibilità ambientale. Poi, per ultimo, nel sito di Peacelink abbiamo messo un pezzo di una tesi di laurea, di un dottorato di ricerca, che approfondisce la questione del rapporto fra educazione civica ed educazione alla pace. È una parte che invito a leggere perché è molto interessante. Un'educazione civica che sia scollegata dall'educazione alla pace è una visione molto antica. Oggi l'educazione civica è cittadinanza attiva, e la cittadinanza attiva è non violenza. È la capacità di essere attivi e di quindi esercitare i propri diritti in ogni campo, anche nel campo della cittadinanza globale. In ultimo, per fare riferimento a quello che diceva padre Alex Zanotelli, è giusto che noi dobbiamo dotarci di strumenti di visibilità, e quello che stiamo facendo oggi in questo momento, questa sera, è straordinario. Io inviterei Olivier e padre Alex Zanotelli e tutti quelli che sono qui presenti a pensare a un appuntamento periodico in cui ci teniamo in contatto. È straordinario, è assolutamente straordinario quello che accade questa sera, perché non ho dovuto prendere l'aereo o il treno per andare a sentire padre Alex, e la stessa cosa padre Alex. Certamente sarà molto bello, perché ogni volta che c'è stato un incontro di persona ha cambiato la nostra vita quando abbiamo incontrato padre Alex, ma anche questo, che possiamo considerarlo un surrogato, è certamente una maniera di tenerci in contatto, in sintonia. Io ho bisogno di avere questi momenti e mi manca la possibilità di condividere con voi una riflessione su questioni così importanti. Quando prima padre Alex dice dobbiamo essere più visibili, coglie secondo me nel segno. Io vorrei dirgli una cosa: io sono un po', come pure Olivier, un,
uno di quelli che consulta in continuazione il web per una ragione di carattere linguistico. Nel web noi riusciamo a capire quali sono le parole che vengono più utilizzate nella consultazione, quelle che salgono, quelle che scendono, quelle che muoiono. Volevo dire a padre Alex che la cosa che mi dava veramente dispiacere in tutti questi mesi, questi anni, è che quando cercavo su Google News, che è diciamo un po' il termometro attraverso cui noi possiamo capire qual è la visibilità dei pacifisti, quando cercavo la parola pacifista in Google News, non usciva fuori niente. Non usciva fuori niente, e se usciva fuori qualche cosa è perché c'era qualcuno che faceva la parodia dei pacifisti. Cioè noi abbiamo abbandonato le nostre parole, un po' come i comunisti quando hanno abbandonato la parola comunismo. Allora noi dobbiamo riappropriarci del nostro lessico, e mi sono proposto, è proprio stata una cosa che mi sono imposto, anche se ho tante cose da fare nel campo ambientale, voi lo sapete, mi sono proposto di scrivere almeno un articolo alla settimana che entri su Google News, perché Peacelink è uno di quei siti che entra su Google News, è letto da 1 milione di persone all'anno, e mi sono proposto di scrivere un articolo alla settimana in cui mettere nel titolo, nell'occhiello, nel sommario, la parola pacifisti, perché se uno vuole sapere cosa fanno i pacifisti e cerca su Google, non troverà niente. Questo è uno scandalo, perché vuol dire che noi abbiamo rinunciato alla nostra visibilità. Per cui, ecco, ritengo che sia importantissimo che noi recuperiamo la dimensione della visibilità, e consentitemi, non è una questione proprio di piaggeria, noi recuperiamo la visibilità se facciamo iniziative come queste di questa sera, se ci stringiamo attorno a persone che sono realmente capaci di unificare, di essere rappresentative, e io ritengo che padre Alex sia una di queste persone. Grazie Alessandro, c'era Elio che aveva chiesto di intervenire, quindi gli passo la parola molto volentieri. Elio Pagliari. Grazie, mi sentite? Sì. Ok, ciao padre Alex, ciao a tutti, grandissime persone ho sentito fino adesso. E niente, io volevo intervenire tentando di rispondere un attimo a quello che diceva Patrick, cioè lui dice vabbè, ma che cosa facciamo? E allora naturalmente io non ho delle risposte, ma dico che penso che effettivamente ripartire dalla base sia essenziale. Io vengo da un'esperienza di oggi, di questa mattina, di un presidio che abbiamo fatto davanti a uno dei cancelli della Leonardo di Venegono Inferiore, che è in provincia di Varese. L'abbiamo organizzato come Abbasso la Guerra, che è un centro di documentazione nato da pochi anni, e come il punto pace di Pax Christi di Tradate. Però c'erano a quel presidio una 30ina di persone di più, ci eravamo messi d'accordo di non averne, perché altrimenti in zona rossa era un problema, però c'erano altre associazioni presenti, no? Abbiamo fatto anche una simulazione dell'arrivo di una B6112 con gli allarmi, eccetera, le persone che si nascondevano, e poi abbiamo così coperto questa B6112, un simulacro ovviamente, però a grandezza naturale, dalle bandiere della pace, no? È stato bello, l'abbiamo ripreso e poi lo faremo girare. Però quello che volevo dire sembra poco, ma questa iniziativa è stata possibile grazie al fatto che ci siamo messi d'impegno e abbiamo raccolto su un documento che chiedeva appunto al governo di aderire al trattato di proibizione delle armi nucleari, e che chiedeva al governo di smantellare le armi nucleari presenti sul territorio italiano. Abbiamo su questo documento raccolto 56, mi pare, associazioni da nord a sud della provincia di Varese, da est a ovest. È poca roba, perché di associazioni ce ne sono tante, però come primo tentativo di riprendere il discorso non è neanche male. Questo di ripartire dal basso è molto importante, perché come si diceva prima,
Ci sono i sondaggi che dicono che il 70% della popolazione italiana è a favore, no, del trattato o dell'eliminazione delle armi nucleari, ma diciamo così, ha anche ragione il professor Angelo Baracca, carissimo amico, che dice in realtà c'è scarsissima conoscenza di questo. Un carabiniere che mi ha avvicinato questa mattina mi ha chiesto che, come mai facevamo questa roba qua, e io dico, ma anche a Ghedi e ad Aviano ci sono armi nucleari, lui è sceso dal pero, come ci sono armi nucleari? Magari ha esagerato, ma insomma c'è effettivamente scarsa conoscenza specifica, anche se circa i sondaggi, un sondaggio che avevamo fatto fare agli scout di Varese su una serie di scuole del Varesotto, dava che il 92% degli studenti era contro le armi nucleari e contro la presenza di armi nucleari in Italia. Comunque, ovviamente, partire dal basso e ricostruire quello che esisteva come comitati per la pace contro gli euromissili negli anni 80, nei primi anni 80, mi sembra fondamentale. Però ci sono sul tappeto altri elementi di dibattito, no? Ad esempio, la campagna, appunto, Italia Ripensaci, organizzata dalla Rete Italiana Pace e Disarmo e da Senza Atomica, sostengono che bisogna ripartire, no? Sui parlamentari, facendo attraverso di loro pressione sul governo, tenendo conto del fatto che 240 parlamentari del Parlamento di Pregi di 2 anni fa sono poi entrati al governo e sono spariti, no? Cioè anche lo stesso Di Maio, che è ministro degli esteri, si è dimenticato totalmente di aver firmato questo documento. E allora la Rete Italiana Pace e Disarmo e Senza Atomica, cioè sulla campagna Italia Ripensaci, hanno introdotto queste ipotesi. Cioè, primo, anziché chiedere ai parlamentari di fare pressione sul governo per la firma del trattato tout court, chiedere che il governo italiano partecipi alle conferenze dei membri del trattato di proibizione, che appunto si riunisce per la prima volta l'anno prossimo, come ricordava Baracca, e secondo, di far aderire, o meglio, di assumere l'articolo 6 del trattato da parte del governo, che è quello che prevede il sostegno alla popolazione colpita dalle esplosioni nucleari o dalle radiazioni e così via. Non lo so, questo è un tema. Mi sembra interessante, però ecco, io francamente sono per pretendere la firma del trattato da parte del governo. Un altro elemento che mi sembra importante è ripartire dalle città. Cioè, nel Bresciano 56 comuni hanno sottoscritto il documento che dice al governo sottoscrivi il trattato. Nel Varesotto siamo solamente a 9, ma abbiamo ora tutti gli indirizzi, tutti i 151 indirizzi PEC per raggiungere i comuni e cercare di fare questa cosa. Questa delle città è molto cara a Major for Peace, e quindi ancora la Lisa Clark, però mi sembra che possa essere una buona via. C'è poi, appunto, come diceva Zanotelli, così anche dentro la Chiesa occorre ripartire, occorre fare maggiore pressione, perché è vero che il Vaticano è stato il primo paese a sottoscrivere il trattato, a ratificarlo, ma diciamo, c'è stata poi una presa di posizione di Bassetti, presidente della CEI, però non c'è esplicitamente, come è successo in Inghilterra, una presa di posizione tout court della CEI nei confronti del governo italiano, cosa che invece sarebbe davvero auspicabile. Poi ovviamente c'è la scuola, e condivido tutto quello che è stato detto, condivido la questione della visibilità e del mail bombing sui parlamentari, come dice Padre Alves. Grazie. Scusate, io avrei qualche domanda che è breve, che è stata fatta da Facebook, che giustamente abbiamo chiesto di farle, quindi è buono rispondere.
Allora, una è molto semplice, che è di primo che chiede semplicemente se si poteva ripetere, io chiedo Alex, il nome del vescovo statunitense che nell'85 ha parlato contro il nucleare. Questo la risolviamo subito. Alex, come si chiamava? Allora, Raymond in inglese, Hunthausen con la H davanti, Hunt per hunting, Hunthausen. Hausen con la H, poi Hausen, H2H, Hunt House come house, Hausen con la N finale. Perfetto. Vescovo di Seattle. Ok. Arcivescovo, anzi, di Seattle, Stati Uniti. Se poi tu hai qualche riferimento di qualunque tipo ora o successivamente, lo diffondiamo molto volentieri. L'altra domanda, che è sempre una domanda che riguarda il mondo cattolico, era: ci sono documenti ecumenici su ambiente armi e nucleari, fatta da Valeria, ora a parte la Laudato Si, che è stata già nominata. Ecco, io questa la giro a te o a chi altro vuole rispondere. Sì, penso che il documento più importante, direi, è proprio l'ultimo, Fratelli Tutti di Papa Francesco, dove lui prende posizione per la prima volta di nuovo che non c'è più nessuna guerra giusta, smantella quello che è la tradizione cattolica di quasi oltre mille anni, la smantella, dice oggi non c'è più nessuna guerra. Ed è molto pesante quello che dice sulla guerra, soprattutto in questo momento con la minaccia nucleare. Penso che esattamente questo è un documento importante. Io, se posso aggiungere solo una cosa, vorrei fare una proposta davvero, a cui io l'ho fatta a quelli di Brescia, mi sembra, l'altro giorno. Ho detto, proprio per la mobilitazione, non sarebbe appena finito il Covid, sarebbe estremamente importante, dato che arrivano le nuove bombe atomiche, non chissà, metterci come abbiamo fatto, io ero direttore di Nigrizia allora, ci siamo messi tutti attorno alla base tenendoci per mano, basterebbe 20-30 mila persone che fanno questo gesto, immediatamente ripreso dai media, ha un impatto molto forte, dobbiamo abituarci a questo tipo di... Grazie. Sicuramente un'ottima proposta. Bene, stiamo andando verso la fine, abbiamo ancora 10 minuti per stare perfettamente in orario. Grazie, volevo dire proprio un minuto. Sì, un'altra delle ipotesi sul tappeto che mi ero dimenticato di dichiarare è quella che ho scritto in chat, cioè esiste oggi l'ipotesi di un'avvertenza legale contro la presenza delle armi nucleari in Italia. È una ipotesi che è emersa durante un seminario del coordinamento nord di Pax Christi e che si sta ancora valutando. Ottimo, questa è l'iniziativa che pesa. Esatto. Bene, io direi che siamo... Sì. Qualcuno voleva parlare? Mimmo, prego. Ok. Innanzitutto sono davvero contentissimo di aver ascoltato per la prima volta, anche se attraverso uno strumento tecnologico, padre Alex di persona. Lo conosco benissimo, ho letto tantissime cose su di lui, soprattutto grazie a Sandro, che ovviamente conosco personalmente, che ha spesso riportato tantissime belle iniziative sul giornale nel quale abbiamo collaborato insieme per tanti anni. E quindi anche, diciamo, a sua insaputa, che poi so non essere proprio a sua insaputa, ma padre Alex è sempre stato vicino a noi e alla nostra città attraverso Sandro. Volevo ringraziarlo per le parole che ha detto, perché mi hanno molto toccato, e credo che insieme a quello che ha detto Sandro, quindi i due Sandri di questo incontro, credo abbiamo detto delle cose che vadano comunque unite, facendo sintesi, ossia
Io credo nel lavoro di cui, insomma, nell'immediato che proponeva padre Alex, noi dobbiamo fare azioni concrete e forti. Ora, poi abbiamo bisogno, noi a Taranto abbiamo la fortuna di avere Sandro che lavora nelle scuole, perché ci vuole un lavoro purtroppo su due binari, non esiste una cosa che va bene e che... Quindi lavorare sui ragazzi, sulla formazione, sulla loro cultura, sul loro, su quello che può rappresentare il futuro attraverso il lavoro dei docenti. Su presenza, e l'abbiamo verificato anche con Olivier l'altro giorno, non solo attraverso la sua presenza, ci sono tantissimi insegnanti e noi dobbiamo affidarci a loro. Affidarci, noi a Taranto abbiamo questo presidio, grazie a Sandro, ma vorrei che questa cosa, che tra l'altro non è soltanto ovviamente attraverso il web, non è soltanto locale ora, però Sandro fa degli incontri di formazione sull'agenda ONU, cioè è sempre molto attivo. Ma abbiamo necessità che gli insegnanti, attraverso qualche strumento, anche quello che proponeva padre Alex e anche Sandro stesso, cioè di vederci, ok, non è bello come abbracciarci, ma sfruttiamolo questo strumento. Abbiamo bisogno di fare squadra, abbiamo bisogno di trovare delle strategie insieme, mettendo le nostre idee in piazza, qui, in questa agorà tecnologica, per pensare a qualcosa. Oli, il problema delle firme è una cosa certamente che può determinare delle pressioni, lo ha fatto in passato, ma io credo più in qualcosa, in questo tempo, qualcosa che invece sia vicino alla proposta di padre Alex, cioè qualcosa di visibile, qualcosa che sia dirompente. Questo nell'immediato. Abbiamo bisogno di vederci, abbiamo bisogno di guardarci in faccia, abbiamo bisogno di metterci, di confrontare le nostre idee. E poi abbiamo bisogno dei tempi lunghi, più lunghi, che non sono mai lunghissimi, quello che è determinato dalla formazione, dall'insegnamento e da questi valori che passano attraverso il lavoro di voi insegnanti. E ripeto, noi a Taranto abbiamo Sandro che fa questo lavoro straordinario e che è prezioso per i nostri ragazzi. Volevo rifarmi anche alle parole di Annalisa, no? E mettere in correlazione anche un altro concetto che ha espresso padre Alex, ossia la pressione che un'amministratrice, un comune può fare. Ovvio, se rimane isolato, questo governo ha dimostrato, non questo solo, gli ultimi governi hanno dimostrato che se ne infischiano dell'azione anche di una sola città. Noi siamo molto coinvolti per la questione dell'inquinamento e le nostre istanze, tutti i dati che Sandro produce quotidianamente sui dati, sulla diossina, sul PM10, cioè, addirittura Renzi, visto che lo amate tanto qua su questa chat, no, sto scherzando, tenne a dirci che l'Ilva doveva rimanere aperta per il bene dei bambini di Taranto. Cioè, quando lo chiamano il bomba, non è una cosa scherzosa. Cioè, questo veramente fa più danni della grandine quando proferisce parola. Cioè, lui salva i bambini di Taranto tenendo una fabbrica di morte e di inquinamento aperta. Questo è il suo concetto. Cioè, e noi dovevamo stare lì a dire sì. Detto questo, chiudendo, l'idea di Annalisa, invece, io l'appoggio comunque, anche a dispetto, diciamo, di quello che poteva essere l'evidenza di Napoli, di cui ci parlava padre Alex, perché Annalisa, guarda, quando c'è una delibera, tipo quella che tu hai fatto come per Taranto Comune per la Pace, è chiaramente una goccia, non è che cambia la vita, no? Però c'è comunque, da quel momento, un punto di riferimento, cioè chi nelle scuole vuole fare un progetto e lo inserisce all'interno. Quello è un esempio straordinario di cittadinanza attiva. Ritorniamo alla scuola, ritorniamo alla formazione. Diventa un tassello importantissimo dove degli insegnanti dicono: noi formiamo i nostri ragazzi alla cittadinanza attiva, alla responsabilità civile.
Cioè noi non vogliamo delle persone che ascoltino la TV e dicano a bocca aperta, ah caspita, ma che siano protagonisti del loro futuro, che siano in grado di dire e di capire, di ragionare con la propria testa. Qualunque sia il pensiero, può anche non essere il nostro, ma qualunque sia il pensiero, purché venga dalla loro testa. Ecco perché comunque si bisogna seminare per la loro indipendenza, per il loro equilibrio. Quello che proponeva Annalisa per me invece può essere dirompente, perché alla stregua di quello che diceva padre Alex, comunque con comune dica per quello che attiene a noi, poi il governo faccia le scelte che vuole, se vuole farci contrastarci lo faccia pure, ma deve prendersi tutte le responsabilità del caso. Per quello che attiene a noi, a questa città e a questo popolo che noi governiamo, noi diciamo no al passaggio e allo stazionamento di qualsiasi cosa che attiene, che attenga al nucleare. È simbolica? Come diceva padre Alex, se ne sono infischiati? Ok, ma noi l'abbiamo fatto. Noi l'abbiamo fatto. Noi non possiamo dire abbiamo girato la testa. Noi dobbiamo dire, noi come Taranto, questa città, dice no al nucleare, a qualsiasi forma di violenza, qualsiasi forma di violenza, perché le armi sono pericolose tutte, ovviamente. Quelle sono devastanti, ma le armi sono... Ma qualsiasi forma di violenza, qualsiasi forma di prevaricazione, qualsiasi forma di pericolo, come può essere rappresentato dallo stazionamento, dal passaggio, come dice giustamente il trattato che oggi entra comunque in vigore e dobbiamo festeggiarlo, al di là della firma del nostro paese, che manca ancora. Però quell'azione, Larissa, può essere davvero... comunque importante, perché i nostri ragazzi nelle scuole, Sandro quando farà formazione, tanti docenti che sono qui, che fanno formazione, potranno dire nel Varesotto, nel Bresciano, a Napoli, cioè hanno detto no, un'amministrazione che rappresenta il popolo ha detto no, poi il governo si prende le sue responsabilità, noi diciamo no. Bene, grazie Mimmo, stiamo concludendo. Grazie, grazie padre Alex. Che saremmo stati, che avremmo finito alle 19, perché appunto ci sono altre cose che succedono oggi. Stasera c'è la diretta ICAN a livello internazionale, a cui tutti sono invitati. E quindi io faccio il padrone di casa, come si tocca fare in questi casi. Ringrazio i relatori, ringrazio voi e quelli che ci hanno anche guardato su Facebook per questo momento. Faccio tesoro dei consigli, dei suggerimenti e di questa voglia di vedersi e di stare insieme. Sicuramente ci saranno occasioni, sicuramente la pandemia finirà e potremo andare a circondare di nuovo qualche bella base militare con le nostre canti e con la nostra gioia. E per cui vorrei salutare tutti come fanno normalmente gli umanisti, augurandovi pace, forza e gioia a tutti.